Buongiorno a tutti. Quest'oggi vi parleremo delle opportunità di specializzazione nell'area degli acquisti ed in particolare parleremo dell'Executive Master in Acquisti e Supply Management di Advanced Operations Management School. Lo facciamo in compagnia del dottor Lanotte, docente del Master. Buongiorno. Buongiorno a lei. Volevo innanzitutto chiederle, ma in che modo sta cambiando la professione legata al mondo degli acquisti e del supply management? Dunque, la professione nel corso di questi ultimi anni sta subendo dei cambiamenti piuttosto radicali. Quindi, per rispondere alla domanda, il buyer moderno ha un ruolo molto più strategico e deve avere delle competenze trasversali, per esempio, che spaziano dalla lettura di un bilancio, l'interpretazione di indici finanziari, per capire la solidità finanziaria dei fornitori. Deve avere competenze tecniche e di tecnologie industriali per capire se il parco dei fornitori è adeguato alle esigenze. Deve avere competenze logistiche per curare gli aspetti relativi ai trasporti e alla movimentazione del materiale. Competenze legali per poter stendere insieme al fornitore degli accordi sapendo quali sono le implicazioni legali. Competenze in ambito di qualità per capire se il fornitore è dotato delle strutture e degli strumenti per soddisfare i nostri requisiti. Non ultimo, deve avere delle relazioni e di negoziazione, delle doti relazionali e di negoziazione per ottenere sempre il massimo risultato sia con i fornitori che con i clienti interni. Diciamo che quindi è una professione a 360 gradi, ma posso chiederle in particolare quali sono le finalità del vostro corso in acquisti e supply management? Allora, questo è un corso che è un vero e proprio master negli acquisti. Quindi i partecipanti alla fine del corso sono dei veri professionisti degli acquisti perché avranno acquisito a 360 gradi delle competenze specifiche per il ruolo. Il corso tocca praticamente tutti gli aspetti del mondo del supply management, dagli aspetti più basilari di come si prepara in modo corretto una richiesta di offerta, come si gestisce e si prepara una trattativa, come si sceglie un fornitore, ad aspetti un attimino più complessi, quindi di come si prepara un contratto o un accordo con riferimenti specifici di legge, come si gestiscono gli appalti, come si gestiscono efficacemente i rapporti con i fornitori, come si prepara dal nulla un sistema di vendor management. All'autoapprovvigionamenti si trattano argomenti relativi alla gestione della domanda, la gestione della logistica, la globalizzazione, i rapporti internazionali con i fornitori, la pianificazione dei materiali, il ruolo degli acquisti nei progetti, nello sviluppo del prodotto, come si crea un piano di strategic sourcing e poi come venderlo all'interno della propria organizzazione. Ma questi sono soltanto alcuni dei temi che vengono trattati. In realtà il corso è molto più vasto e i contenuti sono trattati molto più nel dettaglio. Posso chiederle in quali moduli avete organizzato questo corso? Allora, il corso consta di tre moduli. Ogni modulo è composto da tre giornate di corso, al termine del quale è previsto un esame. Il corso è modulare, per cui non è necessario seguire il corso nell'ordine prestabilito. Inoltre, essendo modulare, è anche molto flessibile, quindi si può decidere di partecipare anche ad un solo modulo. Perfetto. Tra l'altro so che questo corso consente di conseguire la certificazione CPSM. Possiamo spiegare in che cosa consiste? Allora, la certificazione CPSM è una certificazione internazionale di matrice americana, progettata proprio per professionisti, esperti e manager dell'area acquisti e approvvigionamenti. È stata lanciata nel 2009 e conta a oggi più di 5.000 certificati in giro per il mondo. È un'evoluzione della celebre certificazione delle acquisti CPM, ossia Certified Purchasing Manager. Il programma è stato pensato per mettere a disposizione dei partecipanti un bagaglio completo di competenze e conoscenze, come ho detto prima, soprattutto per affrontare quelle che sono oggi le sfide odierne della globalizzazione, cercando di creare valore all'interno dell'organizzazione, ottimizzando i processi e per raggiungere ovviamente gli obiettivi aziendali. La certificazione prevede il superamento di 3 esami e un'esperienza pregressa nel ruolo di almeno 3 o 5 anni. Perfetto, allora io invito tutti i nostri utenti ad andare sul portale masterin.it per trovare la scheda dettagliata dell'Executive Master in Acquisti e Supply Management di Advance, oppure direttamente sul sito della scuola. Ringrazio il dottor Lanotte. Grazie a lei. E saluto tutti.